Ciao a tutti, video tubo, sono Giada e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui nella Pixelmon, sentite casino sotto perché c'è Martina che sta facendo non so cosa. Ah scusa, pensavo che non si sentisse che stessi spostando il microfono. Ottimo, e niente, oggi ci farà compagnia perché ha appena fatto l'operazione, si sente sola perché non può usare WhatsApp e quindi sarà qui con noi a battere la palestra. Magari mi dirà anche qualche consiglio, perché contro le palestre boss io ci metto sempre 2 ore. Quindi ragazzi, oggi prenderemo la palestra con le 8, lasciate un like se volete che io vinca 3000 like per il prossimo episodio della Pixelmon. Vi lascio il video, buona visione. Ciao. Allora signori, mi rimbocco le maniche, prepariamoci. Qui dice Welcome to the wooden greenhouse. Hai capito, no? Sì. È chiaro. Sì. Our leader loves gardening. Watch out for the bees. No, ci sono le api. Io ho paura delle api, mi cago sotto. Okay, vabbè, allora. ma se tendenzialmente si skippa sempre quella parte, quindi skippa. Allora, un Bellossom mi ha fatto metà vita da Arcanine, non so come. Bellossom. Scyther. Mamma mia, questo Scyther che muore. Allora, mettiamo su già subito il primo healer. Perché già mi ha ucciso Arcanine. E partiamo malissimo. Perché ha fatto un Bellossom, un Scyther a non ucciderti l'Arcanine, me lo spiego. Ma perché sono boss equal, quindi hanno il tuo stesso... Hanno il tuo stesso livello, sono straforti, però. Zia. Forti! Però. Fuoco carica contro Heracross! Grande! Frocodenti contro Sunflora! No, non l'ho uccisa, com'è possibile? Tossina, vai di tossina. No, si ha fatto sintesi, la merda. No, non ho curato Arcanine. Ecco, ora muoio. Ecco, vedi? Beh, colpa tua, ora muoio. Cazzo. No, non è... Come ha fatto un Cacturn a uccidermi Arcanine? Ti uccidono tutti sto Arcanine, fammi capire. No, allora, non l'avevo curato. Dico, questo è mia difesa. Poi metto lo Zoroark, che tipo Coleottero sono super efficaci, però vabbè. Beh, mette un Tangela. Cosa vuoi fare con Tangela? Tangela! Che brutto, Tangela. Tu dici Tangela? Tangela. Io Tangela, dico. Cioè, stavo per chiedere, tu dici Tangela o Tangela? No, direttamente Tangela, nessuno dei due, grande. Esatto. Troppo forte, Martina. Vai, con fuoco carica! Porca troia, Scyther, mi ha lasciato uno di vita, mi ha lasciato. Ma com'è? Non me l'ha ucciso però, minchia, ha fatto malissimo. È piena di Scyther tra l'altro, è l'ottavo Scyther che incontro. Basta, siete più originali, scegliete altri Pokémon qua. Oh. Pushizor. Per esempio, sì. Che scommettiamo, bello, allora, se il capo palestra Scizor non ti parlo più, te lo dico. Ma Scizor ha debolezza per 4 al fuoco. Eccolo il capo palestra. Ok, ci siamo. Buongiorno, signor capo palestra, salve. Ok, si parte con Shiftry. Ok, perfetto, vai con Rogodenti. Oh, quanto mi hai fatto male! Mi hai fatto malissimo! Mi ha fatto un botto ma... mi ha ucciso. Ma porca troia, mi ha massacrato! Mi ha fatto malissimo! Quando non si è capace. No, raga. Cioè, un Garvantula che fa una roba del genere non è possibile. Cioè, non esiste nella vita proprio. Dai, ma come cacchio è? Non ho nemmeno presente che Pokémon sia il Garvantula. È quella... capito? No, raga, no, ma non esiste una roba del genere. Allora, si parte con un tranquillissimo Shiftry. Ok, abbiamo uno Shiftry normalissimo. Aspetta. No, ma perché quando penso di volerti far l'audio mi passa lo starnuto, porca troia, ogni volta? Ora tu mi metti Wormadam. Andiamo di nuovo di Rogodenti, non ti ammazzo, tu ammazzi me, va bene, ok. Vai con... No, ho usato Nero Pulsar! Oh, ok, però gli ho fatto male lo stesso, grazie a Dio, grazie... No, che è successo? Non so che ho fatto... Ma... non so che ho... Ho ucciso 2 Pokémon senza sapere come, adesso sto uccidendo Chesnaught. Non so come, va bene. Allora, vai di Dragartigli, Salamence. Perché Chesnaught ha ripreso vita? Ma sei stronzo forte allora. Tra sintesi. Dai, basta con sintesi. Però non riesce a uccidermi, Salamence, Chesnaught. Vai, ho ucciso Chesnaught, ok. Victreebel,
Si è fatto già male da solo Victreebel, non so come, si è fatto un botto male da solo e mi ha ucciso Salamence. Ma tranquilli perché io qua ho un bellissimo Lifeon che non vabbè, so... Vabbè, allora. Con Lifeon, scusa, ragazzi, ammazzo... Sei Lifeon, scusa. Bene, mi ha shottato Lifeon. Ho un Manectric che, con il quale farò un bellissimo morso. Ok, ho ucciso Victreebel. E contro Sunflora che faccio adesso? Tipo? Faccio duono, ma non è super efficace. L'ho paralizzato! L'ho paralizzato, ma ho solo un Vaporeon al 62 mentre lui è 70. No! Cazzo! Che no. Merda. Sì, perché me la... ho perso. No! Ho perso di nuovo. Provo con Acquanello, niente. Dai, questa l'avevo quasi vinta! Gli mancava solo Sunflora, mi sa. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dai, ammazza Shiftry, ok. Ora. Poco carica. E mi ammazza Arcanine! No! Ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Oh, mi ha ammazzato Galvantula, non so come. Galvantula è entrato morto, ok. Vai con lanciafiamme. Una porta. Ha ucciso Sunflora. Sto uccidendo Chestnut. Sto per uccidere Chestnut. Vai con lanciafiamme di nuovo. Sì. No, mi sa che questa la vinco. Victreebel. Contro Victreebel. Vai di lanciafiamme contro Victreebel. Sì. Ho vinto. Oh, ho vinto. Dio. Sì. Culo. Sì. Prendi tutto. Medaglia Bosco. Medaglia Bosco. Motherfuckers. Medaglia Bosco. Sì. Tutto merito mio, dillo. Sì. Grazie. Grazie, Martina. Grazie. Grazie a te. Ho vinto la palestra, ho avuto un culo assurdo perché non so come ho iniziato a morirgli i Pokémon senza senso. Ma va bene così, ragazzi, va è bene giusto così. È giustissimo. Ok, signori, allora, eccoci qua. Mi sono dimenticata di craftare l'item frame. Ma va bene, torniamo su a prendere l'item frame. Allora, abbiamo qui la nostra seconda medaglia, la medaglia Bosco. Com'è che si chiama Milano? Bosco. Bosco. La medaglia no, Bosco. Che bello il nostro Raichu regalato da Martina, che è stata la prima foto in assoluto oh, che le... Che tenni che siamo. Allora, Che Kenny. Capita. Allora, facciamo una bella cosa. Scendiamo giù. Mi serve il vetro. Il vetro. Eccolo qua. Facciamo questo. Scendiamo. Mettiamo qui l'item frame con la nostra medaglia Bosco. Medaglia Bosco. Eccola qua. Quanto è figa. E ci scriviamo qua sopra con un bel cartello. Medaglia Bosco. Medaglio, ho scritto. Medaglia Bosco. Il capo palestra non so quale sia. Ok, Gardenia dice qua, che però dice che è Pokémon di tipo erba. Quando in realtà a noi è Pokémon di tipo coleottero, ma vabbè. Ok, grande Gardenia. Va presa il giorno 29 marzo. Tutto roba di 29 marzo. Sì, sì, io sono una persona precisa. Ed ecco qua le nostre prime due bellissime medaglie prese. Una scusa, da sola. Se questo video esce domani è il 30 marzo. Ma questo video non esce domani. Innanzitutto esce sabato. Ah, ok. Ok. E poi quindi io l'ho battuta il 32 marzo, va bene. Che stupida. Quindi ragazzi, queste erano le medaglie. Come avete visto, ho anche completato la stanza delle medaglie, perché io sono una brava persona, vero Martina? Che sono brava persona. Sei bravissima. Sono bravissima. Adesso, prima di chiudere il video, nel video di oggi non metteremo nessun allenatore, però comunque voi continuate a condividere, commentare e lasciare like per diventare allenatori della mia palestra. Però prima di chiudere il video voglio passare nella mesa Bryce, perché ogni volta che arrivo nella mesa Bryce mi spawna un mega boss sopra la testa. Vediamo se prima di chiudere riusciamo a trovare un mega boss oppure no, perché io almeno una volta volevo farvelo vedere un mega boss in un mio video. L'hanno fatto vedere tutti, ma io no. Cioè, non è giusto. Non sei cosa. Povera. No, non dire così, Tina. Tina. Allora, mega boss, non ci siamo capiti. Tu devi uscire subito dal tuo covo e venire a... Ma perché mi da starnutire? Audio. Audio. Ok, è passata. Vedi? Cioè, qua, ragazzi, quando dovete stare utile, pensate di dover fare un audio a che noia. E vi passa. Sicuro. Cioè, fidatevi, vi passa. Allora, no, non c'è nessun mega boss. Cioè, ci odiano i mega boss. Quando non sto recando, me ne spawnano una tre insieme. Tipo, prima sono arrivato un attimo nella mesa per prendere l'argilla. Me ne sono spawnati tre sopra di me contemporaneamente. Due mega Charizard Y e un mega Charizard X. Che andavano in tre direzioni diverse, tra l'altro. Invece, quando mi serve... Che non li devi desiderare, loro arrivano quando li desideri. Non voglio nessun mega boss, sia chiaro, eh. Oh, se esce un mega boss mi arrabbio. Non ne voglio nemmeno uno.
No, nessuno, basta. No, non funziona. Vabbè. Okay. Va bene, d'accordo. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, un bel commento. Un commento. Iscrivetevi al canale di Martina, che trovate in descrizione, anche se in questo video non c'è stata, ma in realtà c'è stata. Un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.